Ok, Roby, eccoci. Ciao. Buongiorno. Allora, buongiorno. Hai salutato così perché te l'ho già chiesto se potevo pubblicare questo piccolo riassunto che faccio per te sul blog, così lo faccio per tutti. E quindi, dai, vai, saluta. Allora, buongiorno a tutti. No, ciao. Allora, giusto. Non li hai visti allora, Roby, quei video? Sì, li ho visti. E allora? Mi dimentico un po'. Vai, vai. Oddio. L'emozione della, sì, della diretta. L'emozione. Vai. Popolo del trading. Buongiorno. Buongiorno. Allora, grazie Roby intanto che, come dire, mi fai utilizzare anche questi minuti. Chiedo scusa a tutti, ma di che? Condividendoli. Allora, riassunto della situazione attuale, visto che ho ricevuto un po' di email. Allora, questo qua Roby e ovviamente blog e il ciclo annuale, ok? Quindi questo è il grafico, sì, dell'annuale. Da questi minimi ormai direi che con il Fabri 3 qua, quindi qua c'era la linea dello zero ampiamente superata, possiamo far partire l'annuale qui, sì. E adesso questo pezzo qui ovviamente lo andiamo a vedere sempre sul time frame daily, però nei cicli mensili, ok? Ok, quindi questo era l'annuale confermato in partenza qui così, quindi andiamo sul mensile che è questo e l'ultimo mensile è partito qui, ok? Si vede bene, anche qui il Fabri 3 ha confermato, quindi da dove è partito l'annuale, ovvero qui così, ha fatto il primo mensile e il secondo mensile, quindi adesso siamo nel terzo mensile, ok? Perfetto. Ripeto, per intercettarli, Roby, sul time frame daily, puoi utilizzare il Fabri 3 opportunamente settato, che, ripeto, in zona matura deve poi andare a tagliare dal basso verso l'alto la linea dello zero. Certo. Come aveva fatto in tutti e tre i casi, ok? Ok. Perfetto, quindi da qui possiamo capire il perché attualmente per quanto riguarda l'intraday si abbia ancora parecchia forza rialzista, è dovuta proprio al fatto che sia ripartito. Fatto che è ripartito. Esatto, e il fatto che sia ripartito questo mensile, numero 3, in concordanza con un annuale partito qui, quindi è del tutto normale che possa continuare a spingere in su, ok? Chiaro. Poi qui c'era la solita divergenza, sempre da tenere d'occhio, ok? Una domanda magari stupida però. Vai. I mensili sono legati all'annuale ma anche come numero, cioè ci devono essere 12 mensili oppure no? Ne parliamo dopo. Perfetto. Questo pezzo lo condividiamo, facciamo solo un po' il piccolo. Ok, ok. Il punto della situazione, ok? Poi dopo quella domanda lì te la rispondo sicuramente. Allora, quindi annuale l'abbiamo visto, mensile l'abbiamo fatto partire da qui, adesso andiamo nei cicli giornalieri e siamo messi così, ok? Sì. Quindi primo finisce qui, secondo, terzo e siamo nel quarto, che è forte, ma sì, da quello che abbiamo detto capiamo che è normale che possa essere così, certo, forte, perché ripeto abbiamo dei cicli molto più grossi che stanno spingendo in su, ok? Chiaro. Quindi dopo poi imposteremo l'operatività e se vogliamo scendere ancora di più nei dettagli possiamo zoomare appunto questi ultimi, per dire, due cicli, 3 e il 4, scendendo di time frame e li vediamo in questa maniera, ok? Quindi questo è il ciclo giornaliero numero 3 diviso in 1, 2, 3, le sue 4 sottoparti. Qua stiamo vivendo il quarto che per ora ha fatto 1 e 2, ok? Ok. Quindi teoricamente adesso siamo nella terza parte del quarto giornaliero, ok? Sì. Va bene? Quindi questa benissimo è la situazione attuale. Adesso ci chiudiamo a porte chiuse e iniziamo a fare il nostro webinar. Intanto okay, nuovamente grazie. Ok, ci siamo, Roby. Grazie a te. Allora,